Salve a tutti ed eccoci qua ancora per questa, per quest'altra puntata di questa nostra striscia che va in onda sul web, che va in onda anche in alcune TV regionali e non solo, insomma una striscia che ha preso spunto ed ha avuto inizio da quando sostanzialmente è scoppiata l'emergenza coronavirus in Italia. E quindi anche poi nel resto dell'Europa e del mondo, una striscia che è quasi è stata quasi una striscia, come dire, di costrizione, anche questa, nel senso che naturalmente noi, io e Christian, che stiamo un po' elaborando queste puntate, naturalmente lavoriamo senza nessuna pretesa particolare, se non quella di cercare di informare quanti ci ascoltano e quanti sono interessati un po' alle cose che accadono nella nostra epoca, in questo nostro momento, in particolare partendo da spunti che noi insomma prendiamo un po' qua e là a livello nazionale e anche internazionale, e poi naturalmente calandoci anche nelle situazioni che riguardano la Calabria e magari anche nello specifico una città come Lamezia Terme. Noi avremo in questa puntata un altro ospite, naturalmente come ormai ci accade da sempre, però no, vorrei prima di andare avanti, insomma, sottolineare il momento che stiamo attraversando, un momento che è anche abbastanza confuso, perché è vero che la curva inizia, come dire, ad appiattirsi, quindi noi abbiamo visto il decreto del 26 aprile scorso del Presidente del Consiglio, il decreto che praticamente dice che dal 4 maggio alcune cose si allentano, possiamo fare delle attività, eccetera, eccetera. Poi in questi giorni c'è stata la polemica con l'ordinanza della Presidente della Regione Calabria, Santelli, che ha un po' anticipato i tempi, non c'era assoluta necessità. Per alcuni, per altri, insomma, mancavano comunque pochi giorni al 4 maggio, eccetera, eccetera. La presa di posizione di tanti sindaci contrari e tutto un po' quello che abbiamo assistito a questo, diciamo, questa gran confusione, perché poi di questo si tratta, perché è vero che c'è l'emergenza, ma è anche vero che poi, come dire, bisogna un po' attenersi anche a quello che è il buon senso. Io un po' voglio parlare in questa puntata di alcuni aspetti che riguardano i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, cosiddette DCPM, che ricordo non sono e non sono stati trasformati in legge, perché il processo per trasformare un decreto in legge è molto lungo, naturalmente deve passare dal Parlamento, eccetera, eccetera, si possono fare anche degli emendamenti, cosa che è assolutamente impossibile pensare, e di questo un po' qualche attenuante la possiamo dare al primo ministro, però per altri versi da più parti si stanno sollevando una infinità di probabili ricorsi, di probabili processi contro lo stesso Conte. Ci sono delle impugnazioni già che stanno facendo, soprattutto anche molti avvocati per quanto riguarda le cosiddette multe che si fanno, la questione delle autocertificazioni, eccetera. Sono dei problemi seri che poi andranno sicuramente saranno affrontati dopo. Non vi è dubbio che noi italiani siamo stati molto diligenti perché abbiamo dato ascolto, siamo rimasti in casa, continuiamo a rimanere in casa. Fino al 4 maggio ci sarà questa piccola apertura, poi vediamo il 18, poi ci sarà la ripresa delle scuole, sperando che con l'estate qualcosa possa effettivamente mutare anche da un punto di vista medico e scientifico. Noi stiamo aspettando anche naturalmente questi esperimenti che si stanno facendo ad Oxford con l'azienda italiana di Pomezia per quanto riguarda i vaccini. Pare che c'è stato un annuncio nei giorni scorsi, un'ANSA, in cui si dice che probabilmente a dicembre ci sarà una prima vaccinazione. Questo comunque è da vedere. Io volevo un po' puntare alcune cose, perché dopo faremo naturalmente vedere un po' quello che ha detto anche Conte in questi giorni, ma mi sembra interessante il monito che ha fatto la Corte Costituzionale nei giorni scorsi, la Presidente della Corte Costituzionale, dicendo che la Costituzione contempla, no, o meglio, non contempla un diritto speciale nei periodi d'emergenza e che quindi la carta, la legge delle leggi dell'Italia resta un faro, è una bussola, quindi non si può abusare di questo. E naturalmente su questo noi
dopo che abbiamo, come dire, certificato e fotografato questa situazione, non possiamo che poi, come dire, attenerci a quello che accadrà dopo, e dopo naturalmente lo vedremo. Io però volevo farvi vedere un aspetto, per esempio, dell'autocertificazione che è molto complessa, perché poi ovviamente ci sono delle cose che non vanno, e di questo poi naturalmente se ne occuperanno i giuristi, gli avvocati, eccetera. Ma voi pensate al primo punto che c'è scritto nell'autocertificazione, che ce l'ho qua davanti. Dichiara sotto la propria responsabilità, cioè chi deve firmare l'autocertificazione, di non essere sottoposto alla misura di quarantena, ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19. Era un po' di puntate che volevo sottoporre questa cosa. Adesso abbiamo anche un avvocato che è ospite nella nostra contenitore in questa puntata, quindi ne parleremo più avanti. Ma scusate un attimo, com'è possibile che uno deve dichiarare di non essere risultato positivo al Covid-19 nel momento in cui uno va a firmare questa autocertificazione e sicuramente non ha avuto fatto il tampone? Ecco, questa è la prima contraddizione, diciamo così, di queste autocertificazioni, sta nel primo rigo, o se volete nella prima riga, se è femminile. Allora io dico questo, no? E questi sono degli aspetti per cui sicuramente insorgeranno tantissimi problemi. Ora qui non vogliamo né aizzare a non firmare l'autocertificazione né a firmarla, ognuno poi è libero di farlo, però abbiate contezza delle parole che sono scritte, che sono assolutamente, perché se io dovessi, almeno io, se io dovessi firmare questa autocertificazione, io sto dichiarando in questo momento il falso, perché dico di non essere risultato positivo al Covid. Ma se io non l'ho fatto il tampone, perché dovrei firmare un'autocertificazione che sarebbe un atto falso? Punto di domanda. La lascio naturalmente agli esperti, la lascio a voi per riflettere, la lascio soprattutto ai nostri governanti che hanno fatto queste autocertificazioni che alla fin fine non servono, perché uno poi di queste cose sicuramente, dicevo, ci saranno tantissimi ricorsi e controricorsi. Speriamo che questo periodo passi presto, perché altrimenti davvero si va incontro a una serie di ricorsi che non finiranno mai, e non è una bella cosa, perché abbiamo altre emergenze da fare. Invece di perdere tempo con queste cose, dovremmo i governanti, le regioni e chi insomma sta in quei posti per decidere, dovrebbe occuparsi della sanità sul territorio, di implementare e rafforzare le strutture, e di darci conforto da questo punto di vista, di non farci sentire abbandonati. Allora, io, dopo aver fatto questa premessa generale, quindi Corte Costituzionale, certificazione, DCPM e quant'altro, vediamo cosa ha raccolto intanto con quanto è successo nel corso di questi ultimi giorni, e quindi do la linea a Christian per farci vedere un po' di cose che sono accadute. Se ami l'Italia, permettetemi di dirlo, mantieni le distanze. Anche il governo ovviamente ha un compito specifico in questa nuova fase. Dovremo vigilare, monitorare costantemente affinché questa curva si mantenga sotto controllo, non risalga, e dovremo essere pronti per intervenire in modo rapido, efficace, tempestivo, laddove l'andamento della curva epidemiologica dovesse diventare critico. Questo piano che adesso vi illustro parte dal 4 maggio. Per quanto riguarda un passaggio importante, nella convivenza con il virus conviveremo ovviamente e dovremo adottare tutte le precauzioni, anche i dispositivi di protezione individuale. A questo fine abbiamo già sollecitato il commissario Arcuri, il quale con ordinanza interviene a calmierare e fissare i prezzi di mercato delle mascherine. Noi non vogliamo che ci siano distorsioni, speculazioni di mercato su questo fronte. Il prezzo, l'ordinanza del commissario Arcuri dovrebbe essere intorno a 0,50 per le mascherine chirurgiche. Cosa succederà dal 4 maggio per le 2 settimane successive, quindi fino al 18 maggio? Avremo una conferma generalizzata per quanto riguarda le misure di distanziamento, gli spostamenti. Quindi rimarranno, per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della regione, le motivazioni, comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. All'interno della regione sono questi gli spostamenti. Soltanto aggiungiamo anche la possibilità
di spostamenti mirati per far visita a congiunti. Ancora, all'interno delle regioni sono consentiti gli spostamenti così come sono adesso, quindi è fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in una regione diversa, dicevo, rispetto a quelle in cui attualmente si trovano. Tra regioni è consentito solo un trasferimento per esigenze lavorative, per assoluta urgenza o motivi di salute. Consentiamo poi il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Consentiamo l'accesso a parchi, a ville e a giardini pubblici, ma condizionato al rigoroso rispetto delle distanze e al fatto che siano adottate misure per contingentare gli ingressi. Anche qui i sindaci potranno disporre la chiusura di queste aree laddove non ci sia possibilità di assicurare questi controlli in rispetto di queste prescrizioni. Ancora, per quanto riguarda cosa cambia l'attività sportiva e motoria, sin qui era possibile svolgere un'attività motoria, anche sportiva, nei pressi e nelle immediate vicinanze della propria abitazione, invece adesso ci si potrà allontanare anche, ma attenzione, se attività sportiva, che è quella più dinamica, rispettando la distanza di almeno 2 metri dall'uno all'altro, mentre invece se semplice attività motoria basterà 1 metro. Saranno consentite al 4 le cerimonie funebri, con l'esclusiva però partecipazione di congiunti sino a un massimo di 15 persone, possibilmente con funzioni a celebrarsi all'aperto indossando mascherine protettive, rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale. Consentiamo anche dal 4 maggio una maggiore attività. Adesso sapete che bar e ristoranti possono far consegna a domicilio, d'ora in poi dal 4 maggio sarà consentita anche attività di ristorazione con asporto. Dal 4 maggio riapre tutta la manifattura, tutto il settore delle costruzioni e tutto il settore del commercio all'ingrosso funzionale, alla manifattura funzionale, alle costruzioni. È un passaggio molto importante. Lo facciamo però con un piano ben articolato, ben strutturato, che voi potrete leggere in questo decreto, in questo nuovo decreto. E allora, per parlare di questi aspetti, anche per entrare un po' più nel merito delle vicende, sia che riguardano naturalmente questo momento particolare a livello generale, ma anche le vicende che riguardano Lamezia e alcuni aspetti di questi decreti di cui parlavo prima, abbiamo con noi, è collegato con noi, l'avvocato Pasqualino Scaramuzzino di Lamezia Terme. Salve avvocato. Ben trovato, benvenuto in questa nostra trasmissione, questa striscia che stiamo proponendo da qualche settimana. Allora, avvocato Scaramuzzino, come ha vissuto e come vive questo momento particolare della nostra vita? Come ha vissuto? Guarda, devo dire che, diciamo, prima dell'11 marzo, io in quella data, a dire il vero, mi sono sentito, ho capito, ho compreso la gravità della situazione. Prima c'era un dire e non dire, c'era molte voci che si rincorrevano, c'erano quelli speranzosi, no, è solo poco più di un'influenza, quelli invece catastrofisti che dicevano ci saranno morti. Per cui ecco, io ho chiara quella data lì, poi peraltro è la data in cui si è laureata online mia figlia. E in quella sera, quando è stata la conferenza stampa, è stato in quel momento che ho colto con effettività la gravità della situazione. Per cui da allora ho sperato che nei 15 giorni precedenti non avessi commesso errori o fatto imprudenze, perché è chiaro che da allora in poi tutto è stato consono a ciò che veniva detto, a ciò che veniva consigliato, a ciò che veniva imposto in quanto a protezioni e a tutele. Per cui la mia sensazione è stata, ok, speriamo che passino subito dall'11 marzo questi 15 giorni nei quali, se non hai commesso errori prima, sei sano. Perché poi dopo l'11 obiettivamente era da folli immaginare di poter fare una cosa diversa rispetto a quella che ci veniva chiesto di fare. E poi con alti e bassi, no? La speranza è da stare attenti al numero dei contagi, questo picco che non arrivava, il picco arriva, quando arriverà? Dopo il picco si scende, insomma...
quell'altipiano che poi doveva essere il limite massimo di contagi e di decessi. E su questo si sono accavallate tante tante sensazioni, no? Il senso di dolore profondo per questa quasi banalità della morte, no? Trovare tutti questi camion in fila con dentro queste bare che si vedono passare, mi ha dato un po' un senso di angoscia e di banalità, di come così si muore, in questo modo così banale, cioè ti ammali, anzi ti ricoveri. Da quel momento non vedi, non senti più nessuno, non senti i tuoi non sanno che cosa ti succede, finché non arriva una telefonata e ti dicono guardi è morto. Così banalmente, per migliaia di persone è successo così. E questa cosa mi ha fatto riflettere molto. Al netto poi, diciamo, insieme a questi momenti di sconforto, anche questi momenti di ripresa, dell'ottimismo. Un ottimismo che non potevo perdere e che non possiamo perdere, perché ci sarà certamente un dopo, così come sta accadendo, un dopo diverso, un dopo che sarà certamente che muterà e farà mutare tutte le nostre abitudini, ma ci sarà. Per cui con questa altalena, con questo altalenamento di sensazioni, di umori, di ottimismo e di pessimismo, ho vissuto questo periodo. Per il dopo, beh, il dopo poi ci pensiamo. Intanto è da ringraziare Dio che siamo vivi, per quanto posso dire che i nostri familiari sono vivi, che il sacrificio insomma è servito a qualcosa. E mi auguro anche che questa quarantena, questo periodo di dolore, di sofferenza, di costrizione, venga poi utilizzato per il dopo, per la vita successiva. Sì, allora, un'altra domanda, avvocato. Il dibattito aperto a Lamezia e nell'area centrale della Calabria sulla ubicazione del centro Covid. Qual è il suo punto di vista? Sì, area Covid e ospedale Covid, unico regionale. Oddio, il tema non è facilissimo perché al netto di quello che può essere ciò che è necessario per una regione come la nostra e per una pandemia come quella attuale, purtroppo molte volte il rischio è che si inneschino meccanismi, ragionamenti, risposte e sensazioni di tipo campanilistico. Per cui sì, è una domanda un po' difficile. Io in questo dibattito ho cercato molto sommessamente di introdurmi dicendo proprio a coloro i quali avevano proposto Villa Bianca come centro Covid regionale, di prendere in considerazione, all'esito del diniego che lo Zuccatelli aveva fatto per quella ipotesi da loro prospettata, avevo chiesto a questi miei amici catanzaresi di immaginare anche di proporre, per esempio, Lamezia Terme. Ma non perché io sia di Lamezia Terme e loro di Catanzaro e pertanto si giocasse una guerra muscolare su dove mandarlo. No, perché se Zuccatelli dice no a Villa Bianca, allora per sfrondare il campo da ogni ipotesi di retropensiero, da qualsiasi diciamo, ragionamento che non sia il bene comune, provate voi stessi, voi di Catanzaro stessi, a dire guardate, se non va bene Villa Bianca c'è Lamezia Terme. A Lamezia Terme c'è una palazzina unica che è l'ex reparto di malattie infettive, che si potrebbe destinare perfettamente a questa funzione perché è da sola, seguirebbe un percorso totalmente autonomo rispetto al resto della struttura ospedaliera e pertanto potrebbe essere con poco. Perché è pronta, perché esiste una struttura che a differenza di Villa Bianca non necessita di grossissimi investimenti, potrebbe essere destinata a centro regionale Covid in un'area centrale come Lamezia Terme è, con l'elisoccorso e l'eliporto lì vicinissimo, pertanto con le condizioni ottimali. Perché andarsi a impiccare su un'unica proposta se è vero che ragioniamo in termini di area, se è vero che ragioniamo in termini di città sorelle? Ecco. Era questa la proposta che avevo fatto a coloro i quali avevano intanto in prima battuta evidenziato che Villa Bianca potesse essere destinata a ciò. Devo dirvi che questa mia, che non è provocatoria, ma è di puro buonsenso, questa mia evidenziazione non ha sortito grande effetto, per cui io continuo col dire che il centro Covid, l'area centrale, l'unico ospedale debba essere individuato quello che ha le condizioni migliori. Poi è Lamezia, sarà Lamezia, è Castrovillari, sarà Castrovillari, dovesse essere merito Porto Salvo, sarebbe merito Porto Salvo.
Io non ho, diciamo, pulsioni di questo tipo che possono puntare a dire tutto attorno e soltanto al mio campanile. Certo, non possiamo che convenire con questa sua riflessione. Ma come immagina la ripresa e cosa pensa della fase 2, avvocato? Come immagino la ripresa e la fase 2? Più che come immagino, come spero che sia, come spero vivamente che sia la fase 2. Io spero che sia una fase 2 che risenta appieno di ciò che è stata la fase 1. Cioè, io penso, immagino e spero che sia una fase 2 in cui tutti quanti consapevolizziamo ciò che abbiamo passato, ciò che abbiamo patito. Ciò che abbiamo subito, per poter vivere in modo diverso questa fase 2. La fase 2 non sarà soltanto l'apertura dei ristoranti, il trovarsi nuovamente a fare l'aperitivo o andare a fare la spesa, comprare l'abbigliamento. No, non sarà questo. Io spero vivamente che in questa fase 2 ci siano comportamenti virtuosi nati da ciò che abbiamo subito. Guardate, se dovessimo lasciare a questa esperienza di quarantena soltanto i crismi della sofferenza, del dolore, delle privazioni, saremmo gente triste, saremmo persone triste, saremmo persone che comunque non fa tesoro di ciò che abbiamo subito. Ogni esperienza, compreso questa, compreso quella più dolorosa, penso a chi ha subito dei lutti, penso a chi non li ha subiti, penso a chi comunque non ha visto i propri genitori anziani per 2 mesi, che si è preoccupato per essi, penso a tutti quei ragazzi che sono rimasti fuori perché stavano lì quando c'è stato il lockdown a studiare fuori, non sono potuti ritornare in Calabria, ad esempio. Ecco, se lasciassimo soltanto prenderci da ciò che abbiamo subito, saremmo persone oltre che tristi, stupide, perché non faremo tesoro di quanto è accaduto. Allora ecco, una fase 2 nella quale riusciremo ad apprezzare anche ogni singolo rapporto interpersonale. Quanta banalizzazione c'era nel vedere le persone o nel non vederle, nel dire una parola piuttosto che tacere quando era opportuno tacere. Quante volte ci siamo scontrati inutilmente su fesserie, su scemenze, su cose delle quali non c'era nessuna importanza. Invece poi abbiamo capito che non si può fare perché tutto può cambiare in un attimo. Tutto può cambiare perché una farfalla ha sbattuto le ali nella foresta tropicale e ciò ha riverberato a Lamezia Terme, in Calabria. Per cui questo virus lontanissimo, migliaia di chilometri, oggi mi ha impedito per mesi di uscire e ha modificato le mie abitudini. Allora ecco, se ci rendiamo conto che c'è un mondo con valori da diversificare rispetto a quelli precedenti, vorrà dire che avremo fatto una buona quarantena. Non sarà stata solo una quarantena di passione, ma sarà stata una quarantena di purificazione, nel senso più alto del termine, nel senso più laico del termine. Ecco, questa dovrebbe essere una fase 2 che io aspirerei a vedere in me per primo e in tutti quanti gli altri. Bene, avvocato, come dicevo all'inizio, insomma, si parla di decreti e di un po' ammonimenti che ha fatto la Consulta, insomma, la Corte Costituzionale. Ecco, ci sarebbero, come dire, tanti appunti da fare, tante cose che non vanno in questi DCPM del Premier Conte. Ecco, vorrei un suo parere su questi aspetti. Ma guardi, io devo dire che non vorrei improntare questa brevissima discussione sugli aspetti giuridici e costituzionali, perché è chiaro che i limiti sanciti dalla Costituzione sono stati ampiamente superati, ormai è riconosciuto da tutti, presidenti emeriti e anche il presidente attuale della Corte Costituzionale hanno chiaramente detto che con i DPCM non si può limitare così violentemente e pesantemente i diritti fondamentali del cittadino. Però non è su questo che vorrei. Mi pongo soltanto un problema in ordine al fatto che è stato considerato come criterio assoluto il tema della salute, però non si dà risposta ad altri temi, perché ci sono tutta un'altra serie di diritti che devono essere parimenti tutelati, perché lo dice la Costituzione, ma lo dice anche il buon senso. Anche il diritto di culto, di religione, sono diritti previsti dalla Costituzione che non possono essere costretti così violentemente, così pesantemente. E poi mi domando alcune incongruenze che ci sono state, per cui ripeto, al netto dell'aspetto costituzionale, alcune incongruenze che ci sono state tra lo stare in un mezzo di trasporto
in 20 o in 15, piuttosto che nello stare in una chiesa più larghi. Cioè, sto vedendo che sono delle. È come se un po' il Presidente del Consiglio che ha assunto su di sé anche questo con grandi limiti costituzionali. Perché il DPCM è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non è nemmeno di tutto il governo insieme. Per cui ha assunto su di sé tutta questa gravosa responsabilità di limitare i diritti delle persone e dei cittadini. Vedo come se lui fosse tirato dalla giacchetta, da tutte le varie associazioni, tutti i vari, grumi di potere, rappresentanze, che gli dicono facciamo questo, autorizza questo piuttosto che quell'altro, autorizza noi piuttosto che loro. Per cui non vedo un rapporto sistemico, si va per tentativi. Ecco, questa è la cosa che più mi turba. Per cui è chiaro, non è questo il momento, non è questo il momento per fare polemica, però credo che il principio del bilanciamento debba vedere un'azione anche efficace. Cioè, se tu, governo, mi chiedi di stare a casa e di cessare rapporti e di non produrre reddito, per esempio, mi devi dare anche la possibilità di vivere e di mangiare. Cioè, i soldi che mi prometti me li devi dare subito. Come accade in Germania. In Germania hanno chiesto una serie di sacrifici, ma hanno dato come contropartita i soldi sul conto corrente. Non posso pensare che io sono un governo forte perché ti dico stai dentro e poi non sono un governo autorevole perché non ti mando i soldi per stare dentro, perché sennò altrimenti tu muori di fame. Ecco, questo è il ragionamento che mi sentivo di fare, non senza particolari giuridici che non interessano. Speriamo che in questo momento questa seconda fase si acceleri in maniera congruente con le esigenze anche economiche del paese e delle singole famiglie. Bene, bene, adesso una piccolissima nostra carrellata delle cose, come dire, simpatiche che sono accadute, simpatiche e meno simpatiche, che sono accadute nel corso di questi giorni sul web, sulle TV. Vediamo ancora una volta cosa ci propone Christian. Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. Io non ti sputo se non ti profumo, io non ti piscio che ti lavo, io non ti cago che ti ingiprio. Abbastaso. A Caino. Pum! Tarpieta Piocca come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blinda. Blinda la supercazzola con un scapelamento a sinistra e a destra come fosse di pentolone. Non ho capito un cazzo. Blinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni. Tarpieta Piocca, Tapioca terapia, dollari di sterline, allaccia scarpa, scarpa allaccia di cosa albergo. Io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai come Fallina. E va bene così allora, abbiamo chiuso, insomma, abbiamo concluso quest'altra puntata, ringraziamo naturalmente anche il nostro ospite, l'avvocato Pasquino Scaramuzzino, ringrazio personalmente Christian per quello per l'archivio, diciamo, settimanale che riesce a farci poi vedere per le cose che sono successe. Ci sentiamo nei prossimi giorni e naturalmente speriamo davvero che tutto, insomma, possa procedere per il meglio e che pian piano tutti quanti noi possiamo tornare ad una vita, diciamo, tra virgolette, più normale, anche se naturalmente il processo è ancora lungo, ma la strada tracciata speriamo che sia quella giusta. Arrivederci alla prossima puntata, arrivederci.